Oggi inizia la Quaresima, disponiamoci a percorrere questo tempo come occasione di conversione e di rinnovamento interiore, nell'ascolto della parola di Dio, nella cura dei fratelli che necessitano tanto, no? E qui non dimentichiamo mai la martoriata Ucraina e la Palestina e Israele, che soffrono tanto. Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono la guerra. Andiamo avanti in questo processo di conversione, nell'ascolto della parola di Dio, nella cura dei fratelli che necessitano, e andiamo avanti nell'intensificare la preghiera, soprattutto per chiedere la pace nel mondo.